tra i suoi compiti c'è anche quello di promuovere la professione, consolidarla. Lo sviluppo favorendo che cosa? Azioni intese a facilitare il processo culturale delle nostre iscritte e dei nostri iscritti. Allora, il nostro ordine, che ho l'onore e l'onere di rappresentare, oltre al lavoro di sensibilizzazione della nostra professione presso le autorità sanitarie, presso le autorità ovviamente politiche e sociali, ma anche presso l'opinione pubblica, cito ad esempio la nostra giornata della psicologia di ottobre, che è stato un evento con degli stand proprio rivolti alla popolazione per promuovere e far conoscere la nostra. Bene, il nostro ordine vuole svolgere un ruolo di facilitazione, di guida, di sostegno, di incoraggiamento, offrendo per quanto possibile le informazioni, gli strumenti per far sì che voi possiate attivamente promuovere la vostra professione, magari associandovi, magari trovando forme che possono aiutarvi a mettere in campo risorse e competenze che vi siete guadagnati faticosamente con anni di studio e di sacrifici. Noi vogliamo fortemente sviluppare questa parte. Come ricorderete, nel mese di dicembre abbiamo organizzato un evento sul professional branding con la collega Simona Toni per avviare proprio questo tipo di facilitazione. Questo secondo evento, e qui concludo, vuole proseguire un percorso sicuramente ambizioso, non lo nascondo, ma assolutamente necessario per favorire il passaggio da professionista che attende la richiesta del paziente, del cliente, chiamiamolo come vogliamo, a professionista che si propone per avviare dei progetti a favore di soggetti fragili o progetti per favorire il benessere psicologico della popolazione. Obiettivi che, se voi avete guardato gli ultimi bandi che ci sono stati inviati da Ed, sono assolutamente contenuti, no? Questi obiettivi in questi progetti. Questo evento sarà l'occasione per confrontarci sulle opportunità professionali offerte dai bandi locali, nazionali, europei e per comprendere come poter finanziare appunto le proprie idee progettuali. Per questo abbiamo pensato di farci aiutare dal nostro commercialista, il dottor Paolo Torrazza, dai nostri consulenti della società TIM, dottor Enzo Donzelli e dottor Enrico Rovida, che curano lo sportello di del nostro ordine, dalle dottoresse della società Erde Consuelo Nida e Sonia Palumbo, che si occupano del monitoraggio di bandi e opportunità lavorative, e da alcune colleghe e colleghi che lavorano attraverso bandi e progetti che porteranno la loro esperienza in una tavola rotonda dedicata che speriamo siano veramente di incoraggiamento per noi tutti. Ora non mi resta che ringraziare, ma soprattutto ringraziare Bianca Cavallini, consigliera segretario del nostro ordine, che insieme a me ha curato questa parte organizzativa e questo evento veramente che spero tanto che possa essere di aiuto. Buon webinar a tutti e a tutti. Grazie Donatella. Buonasera a tutte e a tutti. Io mi occupo un po' questa sera del coordinamento e della moderazione, sia poi della tavola rotonda prima, ma anche dei vari interventi. Quindi lascerei subito parola al dottor Rovida e al dottor Donzelli per raccontarci il ruolo, diciamo, il loro ruolo come team per il nostro ordine. Ampia libertà a voi, nel senso che avevamo pensato a un primo intervento del dottor Rovida ora e un secondo intervento del dottor Donzelli poi in tavola rotonda, ma se per caso volete organizzarvi diversamente, come preferite. Grazie, interverrò io, poi lascerò a Renzo eventualmente la possibilità magari di integrare o di inserirsi nella mia illustrazione. Tocca a me il ruolo di aprire questo seminario, spero di essere concreto e soprattutto di stimolare il vostro interesse, parlando di progetti, di progettazione europea, che è il mio lavoro principale, ma anche progettazione in senso lato, proprio come capacità di project management, concezione, diciamo, delle attività in termini di progetti. La nostra storia con l'ordine è ormai di qualche anno, perché già con
la gestione precedente, avevamo avviato questa interessante per noi, molto interessante esperienza di collaborazione che si era articolata soprattutto come appoggio ai gruppi di lavoro che erano stati creati all'interno dell'ordine per individuare delle ipotesi di progetti da sviluppare insieme. Direi che la formula che attualmente stiamo con una certa elasticità, ovviamente disponibilità anche ad adattarci alle situazioni, stiamo immaginando è qualcosa di un pochino più preciso, un qualche cosa che va più direttamente a stimolare una capacità, diciamo, progettuale da parte degli associati e che li aiuta nel lavoro propedeutico che necessariamente va fatto. Voi tutti ricevete il notiziario fornito dalle colleghe che parleranno poi anche dopo di me meglio di questo servizio, che vi dà quelle informazioni di base. Nella maggior parte, in moltissimi casi, diciamo, se non nella maggior parte, queste notizie rischiano però di cadere su un terreno che non è in grado di saperlo accogliere positivamente. Perché? Perché i bandi sono complessi, perché i bandi richiedono non soltanto una conoscenza del contesto in cui nascono e perché soprattutto hanno anche un linguaggio tecnico che richiede una certa preparazione, una certa abitudine. E quindi spesso queste interessanti, in questo momento interessantissime opportunità che ci sono per gli psicologi, rischiano proprio di essere disattese, di essere sciupate, proprio perché i linguaggi che si parlano rischiano di essere incompatibili tra di loro. E allora questo servizio che stiamo immaginando, che abbiamo anche sperimentato nei mesi scorsi, con un segnale che era stato mandato dalla Presidenza a tutti quanti, di considerare in particolare un bando che era molto interessante, è stato colto, e questa è una dimostrazione di quello che stavo dicendo prima, è stato colto in misura veramente modestissima. Ci è stata avanzata una richiesta e su questa richiesta siamo andati avanti, abbiamo sperimentato la nuova formula, che è una formula di accompagnamento molto anticipata rispetto all'uscita dei bandi. È un diciamo è un'assistenza propedeutica per adottare linguaggio, per individuare strumenti e per elaborare già delle idee che possano, diciamo, essere viabili e utilizzabili poi al momento giusto, quando il bando esce e quando i tempi diventano contingentati, limitati, e bisogna organizzarsi in fretta per presentare una proposta che sia di successo e venga finanziata. Allora, diciamo, questo servizio nuovo, chiamiamolo così, tra virgolette, che stiamo immaginando, in cosa consiste? Che cosa vi propone e che cosa non vi propone? Diciamo che è emerso immediatamente, nel caso che dicevo poc'anzi e che abbiamo esaminato in questi mesi, una prima problematica, quella di cui credo parlerà il dottor Torazza tra poco, a proposito del soggetto che può presentare delle proposte progettuali. Un vincolo che esiste quasi sempre, non vorrei dire non ci sono regole assolute in questo mondo, prima di tutto perché i bandi provengono da soggetti molto differenti tra di loro, quindi è difficile che siano assolutamente identici, però diciamo che le regole generali sono più o meno le stesse. È chiaro che un soggetto, un individuo, un privato, ma anche spesso anche un professionista con partita IVA,
non è abilitato, non è titolato per presentare progetti. E quindi questo richiede già una forma giuridica che deve essere appropriata e deve essere studiata ad hoc per potersi muovere in questo contesto, in questo mondo. Accenno soltanto a questo problema perché verrà poi sviluppato più avanti e spero anche sarà oggetto poi del dibattito nella tavola rotonda. La seconda caratteristica del servizio che vi proponiamo è quella di capire cosa si intende per project management. Spesso, appunto, come diceva la Presidente poco fa, l'atteggiamento del consulente, dello psicologo consulente è quello di saper ascoltare e di adattarsi alla, diciamo, alle esigenze del cliente in un rapporto di tipo continuativo in cui l'elemento tempo, per esempio, è distribuito con continuità, il lavoro è distribuito con continuità nel tempo. Nel caso del project management, invece, la tempistica, per esempio, assume un aspetto rilevante, ma assumono anche un aspetto rilevante la definizione di obiettivi, di attività, di risultati, e sono spesso concetti che a chi non è allenato non sono così familiari e soprattutto non è così facile configurarli correttamente quando poi debbano essere messi per iscritto in un testo di una proposta, eccetera. Questo secondo aspetto direi che potrebbe essere affrontato in termini più organici, con dei corsi, con delle attività cursuali, eccetera, ma credo che sia più facile e più compatibile anche con le vostre esigenze professionali, che venga un po' erogato, e questo è il senso dello sportello, a pillole e nel momento e nella quantità in cui questo diventa necessario. Il terzo aspetto che nel quale possiamo lavorare insieme, sul quale possiamo darvi un po' l'aiuto anche con l'esperienza che abbiamo in materia, che è un'esperienza più che trentennale, è quello di collaborare per costruire delle reti. Sempre più diventa necessario, per presentare un progetto di successo e candidarsi a gestire dei progetti di successo, bisogna operare in rete. Le reti spesso non sono reti di soggetti omogenei, ma devono essere complementari. Sono reti spesso internazionali, e quindi questo lavoro di costituzione, di preparazione a lavorare insieme per progettare insieme una rete, in rete, è un lavoro che richiede una preparazione che sicuramente è molto più lunga del tempo che normalmente c'è a disposizione quando si deve presentare un progetto. E quindi è chiaro che per fare questo bisogna lavorare già da prima e giocare, per così dire, d'anticipo, per poter essere pronti nel momento in cui è necessario. Ora, tessere relazioni significa essere curiosi, essere capaci di dialogare, essere capaci anche di dialogare con soggetti di paesi lontani, di paesi diversi, che hanno culture, abitudini e approcci a volte diversi. Nel caso degli psicologi, per esempio, l'anno scorso, quando abbiamo presentato, 2 anni fa, quando abbiamo presentato un progetto insieme con l'Ordine, ci siamo scontrati col problema che non esistono, nei quasi tutti i paesi europei non esistono organismi identici a quello dell'Ordine degli psicologi, perché esistono delle associazioni, delle altre forme aggregative, ma non come è previsto in Italia. E quindi queste sono le le difficoltà che si incontrano e sulle quali possiamo lavorare insieme.
Cosa non faremo invece come sportello? Certamente non avremo noi le idee che ci vogliono, quindi non basta dire mi piacerebbe fare un progetto, bisogna lavorare, avere delle idee, capire quali possono essere i bisogni, eventualmente verificare con noi se questi bisogni che voi avete individuato, queste idee che pensate di poter sviluppare, si possono configurare in termini di un progetto. E certamente non faremo e non potremo assistervi nella gestione di un progetto, quindi sarà necessario che voi prevediate il tempo e le risorse, anche in termini di capacità e di esperienza, che vi potranno consentire non soltanto di presentare un progetto di successo, ma soprattutto di gestire un progetto di successo. Ecco, questo è a grandi linee quello che pensiamo di poter fare con questo sportello, che, come dicevo, è in fase di configurazione, quindi ancora flessibile. Certamente anche grazie a questo seminario, l'idea anche che dibatteremo questa sera potrà trovare una sua definizione ancora più organica e migliore. Grazie Enrico. Sono stato nel tempo? Benissimo, perfetto. Passo la parola al dottor Toratta, invece per uno sguardo più tecnico alla questione. Sì, buonasera a tutti. Allora, cerco un po' di ricollegarmi a quello che diceva prima il dottor Rovida sulla questione di lavorare in gruppo, perché poi sostanzialmente il tema che devo cercare di sviluppare in questo quarto d'ora di veloce tempo è verificare, dare un'idea se è possibile effettivamente per la vostra attività professionale lavorare in gruppo e come, senza ovviamente avere la pretesa di poter risolvere a priori delle situazioni che invece vanno verificate volta per volta. Cioè ogni bando sappiamo che è un elemento a sé stante, ha delle normative a sé stanti, quindi di volta in volta va verificato che cosa il bando richiede per poter accedere, per poter partecipare, per poter lavorare, e in funzione di questo poi si può scegliere una determinata forma societaria, associativa, piuttosto che un'altra. Vado molto velocemente e in sintesi, tanto per fare un panorama generale di quelle che sono le possibilità odierne, che credo che molti di voi conoscono, ma comunque cerco di riassumerle, per poter svolgere le nostre libere professioni. Diciamo che i gruppi principali possono essere attività svolta da liberi professionisti in forma singola associata, attività svolta in forma di società commerciali, che è una realtà relativamente recente, di una decina d'anni fa, che si sta sviluppando maggiormente in questi ultimi anni e che ha ancora peraltro delle problematiche fiscali talvolta irrisolte, e un'attività svolta attraverso enti non commerciali, che poi adesso stanno diventando enti del terzo settore, non tutti veramente, che però è più un'attività, diciamo così, di natura indiretta. Poi mi spiegherò un pochettino meglio. Allora, velocemente, l'attività libero professionale, conosciamo tutti quello che è, conosciamo i regimi, regimi fiscali che consentono questo svolgimento, attività in regime ordinario, attività in regime forfettario, semmai poi ci addentreremo sugli argomenti, ma vado avanti. Lo studio associato, che è una forma molto simile a una società di persone, ma non è un'attività commerciale, è sempre attività di natura professionale. Parlo commerciale e professionale in termini ovviamente fiscali, non di natura lavorativa. Gli aspetti un po' più delicati e complicati nascono proprio da qui, dalle attività svolte con soggetti ed enti che non sono direttamente rappresentativi della propria libera professione. Quindi tagliamo fuori il libero professionista e lo studio associato e ci concentriamo un secondo sulle società commerciali e sugli enti non commerciali. Società commerciali, sempre qua in sintesi, società di persone, società di capitali. Ripeto, da circa una decina di anni è consentito svolgere l'attività, forse un po' meno per le vostre e la nostra libera professione, comunque è consentito svolgere l'attività
professionale sotto un cappello che è quello di società commerciali previste dall'ordinamento a determinate condizioni. Non ci addentriamo sull'argomento, sarebbe troppo lungo e anche tedioso, se devo essere sincero. Diciamo che si può fare. Secondo punto, a determinate condizioni. Quindi di volta in volta va verificata la condizione per poter costituire, realizzare queste società o enti associativi e poter quindi di conseguenza partecipare o meno al bando che viene in qualche modo proposto. Società commerciali ed enti non commerciali. Le società commerciali sono abbastanza simili per modus operandi, per conseguenze e anche per tipologie di responsabilità patrimoniali ed economiche alle attività libero professionali, anche qui con varie deroghe, ma comunque. Sono dei matrimoni un pochettino più complessi rispetto a quelli che possono essere quelli previsti dallo studio professionale e sono anche di gestione un po' più complessa e anche un pochettino più onerosa dal punto di vista sia dei costi, sia dei tempi amministrativi, sia della gestione. Ognuna di queste attività comunque prevede una, ricordiamocelo, teniamocelo sempre a mente, una responsabilità di natura non solo amministrativa ma anche economica di tutti i vari partecipanti. Quindi non ci possiamo, tra virgolette, nascondere dietro una tipologia associativa come quella di una società di capitali per cercare di limitare le responsabilità patrimoniali ed economiche di chi ci lavora. Come ci si lavora e ovviamente la società di persone di capitali in sé per sé non potrebbe svolgere le nostre libere professioni, ma la professione che viene svolta deve essere svolta necessariamente ed obbligatoriamente da un professionista abilitato, altrimenti sarebbe ovviamente un modo per aggirare la norma, cosa che talvolta è anche successa e secondo me succede ancora. Detto questo, l'altro aspetto ulteriore è quello degli enti non commerciali. Questa non è più un'attività svolta direttamente dal soggetto, ma io dico indirettamente, perché mentre anche in una società di capitale di persone che svolgono attività professionali, con le premesse che ho detto, di fatto sono i singoli professionisti che mandano avanti il lavoro e si accollano anche la parte organizzativa amministrativa. Nell'ambito degli enti non commerciali mi è capitato anche di vedere partecipazione di associazioni, cooperative che in realtà sono un po' a metà tra una attività commerciale e una associativa. Enti del terzo settore, Onlus per esempio, o APS, che avendo come oggetto un interesse di natura pubblica, quindi la tutela piuttosto che l'aiuto, supporto di particolari categorie di persone, disabili piuttosto che interdetti, piuttosto che comunque persone che hanno necessità in qualche modo di un supporto che spesso dal pubblico non, dallo Stato, è difficile dare o non viene dato, allora questi enti possono in qualche modo sopperire a queste lacune, ma come? Non certo attraverso qualunque dei loro partecipanti, devono essere chi vi partecipa, meglio chi lavora per questi enti deve essere un soggetto abilitato. E qui si apre una problematica non da poco, che è quella del ritorno in termini economici del lavoro. Mi spiego meglio. Abbiamo detto ambito libero professionale, società di persone di capitali, enti non commerciali. Chi ci lavora è il professionista, lo psicologo, che normalmente, salvo ovviamente altri casi particolari, lavora per guadagnare il suo compenso, il suo corrispettivo. Mentre per gli studi professionali e associati o singoli,
e per le società di capitali questo è il compenso può essere erogato in modo semplice, è normato e quindi esiste la possibilità di farlo. Per gli enti non commerciali non è così, perché per gli enti non commerciali uno dei vincoli maggiori in linea di nuovo generale, adesso cerco di dare sempre informazioni generali, in linea generale questi enti, se sono formati da volontari, i volontari che vi lavorano non possono percepire compensi né direttamente né indirettamente. Il che sta a significare che lo psicologo che dovesse partecipare a questi enti o farne parte, se ne fa parte come volontario, è difficile vedere un qualcosa di diverso, non può svolgere un'attività in qualche modo remunerata per conto dell'associazione. Quindi quello che è il ritorno, chiamiamolo non commerciale ma reddituale, che è anche sbagliato come termine perché gli enti non commerciali non hanno reddito, comunque il ritorno, il compenso, il rimborso delle spese per il lavoro svolto rimane dentro l'associazione, non può essere destinato allo psicologo volontario che partecipa. Quindi nell'ambito degli enti commerciali la partecipazione alle gare ai bandi va vista in funzione di che cosa dice il bando e chi sono i partecipanti all'ente e di chi l'ente vuole avvalersi per svolgere il proprio lavoro. Quindi nulla vieta che l'ente affidi lavoro a uno psicologo estraneo ed esterno all'associazione, diventa discutibile se non legittimo remunerare lo psicologo che sia anche associato o volontario. Questo lo dico perché in passato, anche prima che fossero emanate le normative sul terzo settore, che sono ancora in una fase un po' di transizione ma che ormai sono addirittura d'arrivo, anche prima esisteva una normativa che dava dei limiti, che era di natura fiscale, dava dei limiti all'esercizio dell'attività da parte di singoli professionisti all'interno degli enti non commerciali. Erano dei limiti meno pregnanti, meno vincolanti, c'erano anche allora. Oggi questo aspetto è estremamente importante e va quindi valutato fin dall'inizio in modo opportuno. Non mi addentro ulteriormente, aggiungo ancora una piccola cosa e un'osservazione su quelli che sono le possibili interferenze tra i regimi fiscali adottati dal singolo professionista e la partecipazione per poter partecipare a bandi, gare, eccetera, la partecipazione in associazione barra società. Molti professionisti svolgono attività in regime forfettario, il che consente loro di avere una tassazione ridotta rispetto a quella ordinaria, parliamo del 5-15%, che poi in realtà è anche un qualcosina di meno. Il regime forfettario è incompatibile con l'esercizio dell'attività in altre forme che siano studi associati, società di persone e in modo più limitato società di capitali. Il che sta a significare che il singolo professionista, lo psicologo, che ha la sua partita IVA e che è in regime forfettario, beato lui, e che vuole partecipare al bando, ma non può parteciparsi, può partecipare personalmente, ma deve in qualche modo aggregarsi. Se l'aggregazione è il fatto di partecipare a una società di persone, già questo gli fa venire meno l'agevolazione del regime fiscale forfettario. Quindi la valutazione va fatta molto attentamente. È un po' meno vincolante la questione di partecipare in società di capitali perché le esclusioni sono più limitate. Non mi addentro anche qua perché sennò diventerebbe estremamente noioso, però si può fare, ma con determinati accorgimenti e con determinati limiti.
Ultimo aspetto, teniamo conto che tutte queste figure che in qualche modo ho cercato un po' velocemente di riassumere, non so se ho già sforato il tempo o no, ma comunque adesso smetto perché sennò qualcuno si tira la corda intorno al collo e la tira su, ci sono gli aspetti amministrativi. Ricordiamoci che società di capitali, cooperative, perché anche quelle sono molto, tra virgolette, gettonate e opzionate, enti associativi hanno differenti oneri in termini di tempo e in termini di costi e quindi in funzione del bando, soprattutto se chi vuole partecipare intende partecipare a quel bando e non, come si diceva prima, cercare di lavorare in forma aggregata anche per andare oltre il singolo bando, ma farlo in modo più strutturato, allora bisogna fare anche un attimo di attenzione a quelle che sono, ripeto, i costi amministrativi e i costi fiscali e in termini di tempo anche per la gestione di questi soggetti. Quindi chi è in regime forfettario, che ripeto, fortunato lui perché è un regime estremamente non solo vantaggioso dal punto di vista economico, ma anche poco oneroso dal punto di vista dei tempi persi a portare la roba al commercialista, piuttosto che non a parlare con notai, piuttosto che non avvocati, eccetera, o tenere una prima nota, quadrare la banca e quant'altro, ecco, il singolo professionista, il regime forfettario, non facilmente potrà accedere a questi bandi, ripeto, salvo una serie di possibilità ed eroghe che in qualche modo ho cercato velocemente di accennare prima. Non mi addentrerei ulteriormente su questi argomenti perché potrei starci, ripeto, fino a notte inoltrate, credo che nessuno di voi abbia voglia. Per cui io finirei qui per la mia parte, ovviamente rimanendo a disposizione per le precisazioni che riterete necessarie e opportune. Grazie, grazie dottor Tarazza. Peraltro è arrivata una domanda, ma le raccolgo, poi ve le pongo negli ultimi minuti di webinar quando facciamo un giro di domande. E, allora, do la parola a Consuelo e a Sonia, che sono qua per noi, sono di ED, la società che vi invia ogni tramite la quale inviamo in realtà, perché poi la segreteria farlo, i file di monitoraggio sia delle opportunità di lavoro e sia dei bandi, e in questa sera ci parlano un po' dei bandi. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, noi quindicinalmente inviamo questo file PDF con insomma un abstract delle informazioni sui bandi che speriamo insomma venga consultato e poi approfondito. Quindi l'idea del nostro intervento di oggi, vabbè, visto che io sono anche una collega, ma poi alla fine insomma la progettazione è una parte cospicua del mio lavoro, magari condivido minimamente quella che è stata la mia esperienza, Sonia invece non lo è, quindi l'idea di essere in due è anche un po' e di non essere della stessa professione e anche l'idea della rete e della multiprofessionalità che comunque premia perché aiuta ad avere più punti di vista, a fare innovazione, nel senso magari lavorando con chi non ha la nostra stessa visione, si esce dall'autoreferenzialità, magari si hanno più idee e queste attraverso i bandi, ma non solo, possono permettere poi di trasformarle in progetti, in attività che si svolgono, in lavoro, in opportunità di lavoro. Quindi l'idea è presentare brevemente quella che è la mia esperienza, che spero che possa essere un po' incoraggiante, perché per me è assolutamente positiva, e poi così fare qualche spot su soprattutto uno, perché è molto interessante, però due o tre opportunità di quelle che abbiamo inviato nell'ultimo file. Quindi
Parlando di me, posso dirvi che io ho iniziato a occuparmi anche di progettazione perché collaboravo come formatrice presso un ente che c'è, insomma, a Torino, ma c'è in tutta Italia, quindi anche in Liguria, che si chiama Centro di Servizi per il Volontariato, che tra l'altro ormai è diventato, con la recente riforma del terzo settore che anche il dottor Torrazza ha citato, insomma, proprio una dei player, delle realtà territoriali che nell'ambito della progettazione, in particolare della progettazione sociale, insomma, è sicuramente interessante. Lavorando all'interno di, insomma, entrando in contatto con questa realtà, mi è capitato che mi chiamassero proprio in una commissione di valutazione dei bandi a livello locale di provincia di Torino, perché tantissimi progetti tra quelli presentati prevedevano la figura dello psicologo. Ma nella commissione non c'erano persone della nostra professione che fossero in grado di dare un minimo di inquadramento, di fare una valutazione, insomma, sulla congruità dei progetti presentati, dei costi e quant'altro. E quindi, vi cito anche una battuta che... insomma, che facevano in commissione, che uno psicologo e un computer portatile non si negava a nessuno, nel senso che in ogni progetto la figura dello psicologo c'era, e anche qualche cosa, visto che bisogna mettere dei costi sulle attrezzature, qualche computer c'era sempre. Parliamo di ormai almeno una quindicina di anni fa, forse anche qualcosina di più, però effettivamente molti di noi che lavorano nei servizi pubblici o privati, in realtà sono all'interno di un progetto, magari senza esserne neanche consapevoli, no? Perché anche tra le opportunità di lavoro spesso vediamo citati all'inizio della borsa di ricerca, piuttosto che della borsa di studio, piuttosto che dell'offerta di lavoro, un progetto finanziato da un ente, che può essere una fondazione di origine bancaria attiva a livello locale, piuttosto che un ministero, come il protocollo che citava la Presidente del Ministero dell'Istruzione, siglato con l'Ordine Nazionale, e tutte queste... questo contesto, questa cornice istituzionale è quella da cui poi scaturiscono i bandi, e nel momento in cui noi abbiamo curiosità, ci informiamo, sicuramente riusciamo a proporci, a muoverci in maniera molto, molto più consapevole. Come diceva il dottor Rovida, il linguaggio è burocratico, tendenzialmente è diverso a seconda di quello che è l'ente con cui ci rapportiamo, però non è così complesso, almeno. Non è complesso come l'identificazione proiettiva. Ecco, io ci ho messo un sacco a capire il concetto di identificazione proiettiva. Leggere un bando di una fondazione, secondo me, è più semplice. Quindi, se vediamo l'utilità, possiamo anche, insomma, provare a avvicinarci al mondo della progettazione, quindi anche alla gestione degli aspetti amministrativi, di budget, con insomma, un approccio non troppo da estranei. Cosa voglio? Sì, andiamo sul bando. Sì. Allora, invece, io appunto non sono psicologa, sono economista, quindi ho totalmente un'altra visione, e quello che diciamo sempre è che il bando è una via, ma non è l'unica via. Quindi la nostra visione è anche che, se io ragiono, come si diceva prima, in maniera progettuale, e quindi non penso solo al servizio, ma penso proprio a tutto quello che c'è da fare, quindi anche agli aspetti più di gestione, più di comunicazione, di management proprio in senso stretto, poi posso trovare il finanziatore tramite il bando, che vedremo un po' gli enti che sono di natura diversa, ma in realtà posso anche vedere se questo progetto è vendibile sul mercato. Quindi il bando è una via, ma quello che diciamo sempre è che i bandi sono tanti, ma in realtà sono molto competitivi, le risorse sono sempre meno, e come diceva prima il dottor Torrazza, è vero che a partecipare può essere un ente, di solito un ente del terzo settore se parliamo di progettazione sociale. Quindi significa che il professionista deve comunque essere inserito in un'organizzazione, fondare eventualmente un'organizzazione se non è già inserito, con tutto quello che ci spiegava prima il dottor Torrazza, o comunque cercare un'organizzazione in cui potersi inserire, e quindi insomma esserne, come dire, far parte dell'ideazione e quindi anche della realizzazione.
altra via invece è cercare finanziatori privati che possono essere anche semplicemente il mercato, gli utenti, quindi chi quel servizio lo reputa interessante perché risponde realmente a un bisogno sentito dalla popolazione e quindi possiamo andarlo proprio a vendere sul mercato, se però abbiamo ragionato, secondo noi, in maniera comunque progettuale e quindi abbiamo immaginato tutto quello che ci sta intorno, abbiamo immaginato anche qual è il nostro possibile target, così come se all'interno di un bando andiamo a presentare un progetto, dobbiamo andare avere chiaro qual è il bisogno a cui rispondiamo e chi sono i nostri beneficiari. Quindi, focalizzandoci invece sui bandi, se avete visto l'ultimo file che vi abbiamo mandato, ci sono un po' di opportunità interessanti. Due sono locali, tra l'altro una nuova, una era già segnalata, una è della Fondazione De Mari con la nuova scuola che è aperto fino a fine maggio e comunque è interessante, se andate a leggere nello specifico, insomma, qualcosa di interessante si può presentare. E l'altro invece è quello della Carispezia con il bando aperto, quindi vedete come le diciture sono diverse. E perché ve lo segnaliamo? Perché ok, è territoriale, ma anche per dirvi che i documenti da leggere sono tanti, quindi il nostro invito è a scaricare i documenti. Se leggete quel bando, se vedete il bando che vi abbiamo segnalato come link, il bando dice poco, perché dice semplicemente chi può partecipare, quante sono le risorse, quindi ci dicono che ci sono 100.000 euro su una parte, su un settore, 100.000 sull'altra, quali sono i requisiti, ma non ci dice che cosa possiamo andare a presentare, perché fa riferimento a un altro documento, che è il documento programmatico previsionale della Fondazione. Quindi questo per dirvi che nel momento in cui trovate un bando che dal titolo, che noi cerchiamo di ampliare quanto più possibile per darvi l'idea che magari qualcosa di interessante per lo psicologo può esserci, però dovete poi proprio investire del tempo per scaricare i documenti e andarli a leggere. Quindi è un investimento di tempo, ma come diceva Consuelo, è qualcosa che è assolutamente comprensibile. E il terzo bando lo lascio a te, perché c'è una linea di finanziamento storica che ogni due anni pubblica delle linee guida sulla base dell'analisi del contesto. Sì, mi sono presa un appunto mentre sentivo parlare la Presidente, perché ha detto che la richiesta di psicologia è tanta e che questa drammatica situazione che stiamo tutti vivendo l'ha portata ancora di più in evidenza, no? Sia perché tutti dobbiamo far fronte delle condizioni di vita mutate e anche perché ci sono tutta una serie di, cioè ci sono proprio i riflettori puntati sull'emergenza rispetto alle condizioni di benessere mentale di diverse categorie di persone. Non so se qualcuno di voi l'ha aperto, ma con scadenza, ecco, anche questo è da vedere, il 31 dicembre del 2021, ma i progetti si possono presentare lungo tutto il corso dell'anno, quindi quando i bandi non hanno una scadenza ravvicinata, però i fondi, essendo limitati e venendo valutati i progetti in itinere, a un certo punto si esauriscono. Quindi vi invito a non avvicinarvi anche sui bandi, tra virgolette, senza scadenza, troppo al limite, ma di muovervi, insomma, per tempo. Queste linee guida, che prima erano abbastanza generaliste, no? Quindi se leggete quelle del biennio precedente, sono linee guida che stabiliscono i criteri per la presentazione delle richieste di contributo. In questo fondo, che si chiama Fondo di Beneficenza per Opere di Carattere Sociale e Culturale della Banca Intesa San Paolo, del gruppo Intesa San Paolo, e nelle linee guida biennalmente appunto vengono spiegati quali sono le priorità. Questo anche nei bandi europei è così, cioè si possono finanziare una serie di progetti, ma la maggior parte, insomma, una quota ampia di risorse viene destinata alle priorità. Leggendole molto brevemente e invitandovi a scaricare le linee guida e a spendere un po' di tempo a leggere le prime pagine, le attività le sto leggendo proprio dal sito. Ritenute particolarmente rilevanti e urgenti da questo fondo sono il supporto psicologico ai malati di Covid e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia,
quindi insomma, incontrano decisamente quello che è il nostro lavoro. La formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione per la nuova povertà, e se si va a leggere nel dettaglio, parlano di attività di orientamento, di bilancio di competenze, insomma, anche qua di una serie di tematiche che noi mastichiamo, e poi di supporto agli adolescenti e ai giovani in situazioni di fragilità. E quindi speriamo con questo di aver insomma acceso qualche lampadina, e vi invitiamo davvero a essere curiosi, a informarvi e poi a sfruttare tutte le opportunità che l'ordine dà, quindi insomma sfruttare il servizio e anche proporre quello che secondo voi può essere utile per sviluppare le vostre progettualità. Ultimissima cosa, non è indispensabile fondare un'associazione no profit per poter avere accesso ai bandi. Sicuramente nella vostra rete di conoscenze, anche insomma, che avete sviluppato nella vostra vita professionale, non solo, conoscete una serie di realtà e molte di queste magari potreste andare a bussare alla loro porta proponendo un'idea, magari cogliendo l'occasione di partecipare a un bando senza dovervi prendere la briga di fondare un'associazione e poi dover gestire tutte le complessità amministrative conseguenti. Io qua mi taccerei. Grazie Consuelo, grazie. Sonia. Grazie intanto anche sia a voi sia a chi ha parlato prima, perché siamo assolutamente nei tempi. E quindi con piacere introduco la tavola rotonda che abbiamo voluto con Donatella per dare voce anche un po' all'esperienza di colleghe e colleghi che in prima linea poi lavorano o hanno lavorato attraverso bandi e progetti. Per cui io vi lascio la parola rigorosamente in ordine alfabetico, quindi do la parola intanto a Piero Calbucci che ci racconta la sua esperienza, facciamo un giro e concluso poi il giro di tavola rotonda, rimarranno alcuni minuti per le domande e quindi grazie. Salve a tutti. Beh, intanto volevo dire che io cercherò di portare alcune suggestioni un po' a volo di rondine, considerato anche la tempistica e come dire ritenendo questo come dire un percorso in avvio, quindi un work in progress che si possa snodare nel tempo per provare a riposizionare la professionalità dello psicologo all'interno delle, diciamo, della dinamica sociale, della dinamica lavorativa. Per quanto mi riguarda, in particolare nella prospettiva dell'intervento sociale, diciamo, o psicosociale. E per far questo dico un paio di cose, no? Un po' così in ordine sparso, che mi hanno però molto colpito. Uno è quello che ho letto sulla pagina Facebook, mi sembra, dell'ordine, che la nostra presidente, la Donatella Fiaschi, è andata a parlare con Monsignor Tasca. Non so se è serio, no? Mi sembra di aver capito, sollecitare un po' l'attenzione dell'Associazione della Consulta Diocesana, che in Genova ha parecchie strutture per minori e non solo, no? A dialogare con la professione dello psicologo. Detto in termini crudi, magari mal. E mi sembra un'ottima cosa, perché introduce in questa cosa quello che è poi la mia parte professionale preponderante, che è quello dell'operatività nel terzo settore, ovvero sia nel mondo no profit. E da questo punto di vista, Consulta Diocesana è una gamba importante del settore no profit e del cosiddetto terzo settore. Poi Rosanna, che ha titolo e per come anche in termini di rappresentanza negli organi appunto rappresentativi del terzo settore, magari dirà cose più interessanti e più centrate delle mie. Però mi è sembrato, come dire, una premessa molto utile, no? Per capire in fondo, in tutti questi anni il mondo del terzo settore si è molto espanso, ha dato molto lavoro, la professione dello psicologo è ancora molto sottodimensionata, ci sono potenzialità di crescita se, come dire, utilizziamo un po' degli altri paradigmi per entrare in dialogo. Si parlava prima un po' di raccordare un po' il linguaggio, ecco, credo che ci sia un po' questa necessità per, come dire, rendere comprensibile e utilizzabile la professione. È stato detto
molto frequentemente che per partecipare a bande e progetti è necessario, come dire, una forma giuridica, perché i bandi si rivolgono a realtà organizzate, strutturate dal punto di vista giuslavoristico e dal punto di vista fiscale, sono altre che sono le tre, e anche dal punto di vista legale. Insomma, se non hai un presidio giuslavoristico da avvocato e fiscalista e commercialista, ormai vai poco distante, quindi richiede un'organizzazione di una certa complessità. Quindi, come se, così come di una certa complessità si tratta di nella lettura dei bandi, cioè bisogna fare un po' quello spostamento che prima ha delineato la collega Consuelo, no? Poi i bandi non sono nulla di particolarmente stratosferico, sono molto noiosi a volte, no? Ci sono pagine e pagine di lavoro, di scrivere, da leggere, tutto quanto, poi però non è che è fantascienza, intorno deve avere un certo tipo di corollario. L'altra cosa su cui è stato accennato più volte è questo della pandemia, della problematica Covid-19, che si sta trasformando e si è stata rapidamente in una sindemia, quindi con tutta un corollario di problematiche e di sofferenze di carattere sociale, lavorativo e quanto altro, che mi colpiscono particolarmente, perché poi la mia parte vocazionale è quella di lavorare in particolare con le dimensioni della fragilità, sia sociale che sociosanitaria. E qui entro un po' dentro quello che è un po' la mia esperienza di costruzione e di battaglia di lungo periodo, di trentennale all'interno dell'organizzazione del terzo settore, all'interno in questo caso della mia cooperativa, che per la parte non libero professionale, come dire, mi occupa il tempo. Beh, e quindi vado un po' così, appunto, a volo di rondine su questa cosa qua, per dire un po' quali sono gli ambiti di cui ci occupiamo e quelli che possono essere così un po' alcuni sbocchi lavorativi o comunque un po' qual è la cultura che permette poi di accedere. Ad esempio, recentemente, su questo tema della sindemia, abbiamo chiuso un accordo con Coop Liguria, che ringraziamo perché è stato un gesto di grande, come dire, fiducia, per aprire un servizio per i loro dipendenti sulla tematica Covid-19, quindi persone che sono attraversato il problema a vario titolo, familiari, con non sono grandi, non è una cosa, sono tre incontri, però è, come dire, un elemento di grande innovazione, sia per, credo anche per Coop Liguria, sia per noi, perché lo realizziamo, abbiamo una committenza diversificata, e questa è un'ulteriore diversificazione. E per Coop Liguria significa andare verso, come dire, anzi, arricchire quello che è il suo welfare aziendale. Quindi non è un servizio che dà occupazioni chissà di quante ore, però è un servizio un po' di corollario che però dà molta visibilità alla professione, perché anche se andando nei supermercati, negli ipermercati in particolare di Liguria e del Basso Piemonte, non è visibile al cliente, ma in tutti i luoghi di lavoro del personale c'è appeso il volantino, la locandina dove si parla del sostegno psicologico, rivolta, quindi è una grande visibilità per la professione. Questa cosa l'abbiamo potuta realizzare per diversi motivi, per la rete, perché comunque noi, la mia cooperativa aderisce a Lega Coop, ma non è solo quell'aspetto, perché comunque erano in contatto, noi abbiamo una pattuglia di psicologi, sono una decina di persone, che rappresenta più o meno il 7% della nostra forza lavoro, che qua a Cuba circa 150 persone, contratti prevalente part time, alcuni pochi full time, tanto per dare un po' un'idea molto concreta delle cose. E questa pattuglia, che ha a che fare col servizio ad esempio in carcere della casa circondariale di Marassi, per cui c'è già, come dire, un presidio strutturato, delle colleghe che dialogano, piuttosto che io che mi occupo un po' di genitore bambino, un po' di lavoro degli autori di violenza, le colleghe che lavorano nella nostra collaborazione societaria, il grande valore che abbiamo da 25 anni, un po' nella psichiatria con il gruppo Relancia, e beh, questa cosa fa massa critica. Poi alla fine, nel giro di un mese, hai messo su un pacchetto di professionisti che con un'organizzazione che garantisce tutte le questioni fiscali, le fatturazioni, impiantare secondo le norme della privacy dell'Unione Europea quello che è
la modulistica specifica che consente di poter come dire, erogare con rapidità il servizio come ci è stato richiesto. No? Però questo, come dire, ci sono alcune opportunità. Andando sempre un po' così random e su un altro filone che però secondo me qualifica molto la professione e che può creare comunque qualche suggestione, è il lavoro delle dinamiche del contrasto alla violenza, sia per quanto riguarda l'attività dei centri di violenza, che sapete che hanno al loro interno la figura dello psicologo ed è cosa non usuale all'interno di quello che è il sociale, sia il lavoro con gli autori di violenza. E in particolare tutte e due le tipologie di servizi nascono dal basso, nascono dall'aggregazione di professionisti che poi si sono strutturati o hanno aderito poi a altre associazioni, però nasce così. Il lavoro con la rivolta agli autori di violenza nasce perché alcune in Italia, perché alcune colleghe di Firenze, di un centro di violenza, sono staccati, sono psicologhe, psicologi, hanno costruito il percorso e poi noi l'abbiamo importato in Liguria e adesso c'è una rete ligure che sta lavorando di tutte queste attività e che vede molto al suo interno personale psicologico. Quindi questa è stata probabilmente una costruzione dal basso. Credo che l'altro aspetto importante, e poi vado a finire, è quello della politica, della professione, ripensarla un po' all'interno di quello che è il terzo settore, genovese, ligure, per quanto riguarda quindi anche la portata dell'ordine, perché ci sono spazi oggi, a mio parere, su cui si può lavorare, bisogna però dialogare probabilmente con gli enti del terzo settore. Per questo citavo un po' quello che mi ha colpito un po' dell'incontro con la Monsignor Tasca, così come esiste il forum del terzo settore che raggruppa tutti gli enti del terzo settore genovesi e liguri e che è per legge, questo è un aspetto importante, l'unico organismo titolato a dialogare e interloquire con la pubblica amministrazione. Poi nel bene o nel male, con i suoi limiti e con le sue risorse, però questo è anche una quadratura di legge regionale che dà anche il senso e significato un po' della portata e della cubatura che ha raggiunto oggi gli organismi del terzo settore, che sono stati forse eccessivamente pedagogizzati. Oggi credo che si potrebbe provare a bilanciare un po', non perché la pedagogia è importante, no? Quindi la funzione educativa e quanto altro, credo che però sia possibile cominciare a innestare alcuni aspetti più legati alla psicologia se esce un po' in questo settore dal paradigma psicoterapeutico, no? E approccia il tema di cos'è il cambiamento in contesti non psicoterapeutici, quindi in contesti sociali, in contesti psicosociali, dove la figura sicuramente dello psicologo potrebbe essere assolutamente valorizzata. Noi ne abbiamo avuta in convenzione col Comune di Genova, parlando degli interventi genitore bambino, un'attività di sostegno che è stata convenzionata per circa una decina d'anni. Quindi le cose si possono fare, oggi si possono fare forse ancora di più, ancora meglio, bisogna un po', come dire, entrare dentro nuovi paradigmi, o meglio, affiancare a paradigmi consolidati delle nuove storie, delle nuove narrazioni, dei nuovi confronti. Grazie Piero. Prego. Lascio la parola a Renzo Donzelli. Sì, buonasera, io sono un collega e come ha anticipatamente un po' accennato Enrico, collaboro con lui in materia di progettazione. Io vengo da un'esperienza pluridecennale nel campo del terzo settore della provincia di Imperia e mi sono occupato di progettazione sociale, soprattutto servizi socioeducativi, ma non vi voglio parlare di questo. Ciò di cui accenno brevemente è un po' l'esperienza a cui abbiamo dato forma e sostanza con alcune colleghe, poiché abbiamo costituito una società tra professionisti nella forma giuridica della società in nome collettivo. Perché abbiamo fatto questo? Perché da un lato abbiamo pensato di cominciare a pensare, ideare proposte, offerte
che possano stare sul mercato, il mercato inteso come bisogni o comunque come soddisfazione di bisogni e di richieste da parte di beneficiari non anticipatamente in qualche modo definiti, secondo le categorie che il signore che ha fatto l'intervento prima di me, sta lavorando nel terzo settore, aveva ben individuato. Che cosa stiamo cercando di fare? Beh, intanto mi riallaccio un po' a quello che diceva Enrico sulla progettazione, nel senso che come l'abbiamo intesa noi e come cerchiamo di portarla avanti, è un lavorare per progetti, il che vuol dire acquisire una cultura della progettazione. I bandi sono i mezzi, non sono il fine, ovvero il bando rappresenta il mezzo attraverso il quale il progetto può avere una sua cantierabilità, una sua sostenibilità e ottenere, diciamo così, dei risultati in termini di impatto. Questi impatti possono essere locali, regionali, via così dicendo. La nostra società cerca sostanzialmente, cerca sostanzialmente di proporsi sul mercato. Noi abbiamo optato per un approccio imprenditoriale, quindi abbiamo beneficiato di una misura di sviluppo di impresa che è stata la misura offerta dallo Start and Grow della Regione Liguria, con cui abbiamo, tramite la FIRS, beneficiato di una misura di supporto per l'avvio di questa attività imprenditoriale. E il nostro obiettivo, diciamo la nostra mission, è quella di realizzare una struttura agile e flessibile ad alto impatto, innovazione tecnologica, anche digitale, in modo tale da poter, diciamo così, aggiungere a quelle che sono le professionalità tipiche di chi fa il nostro lavoro in base alle formazioni che ha, alle proprie esperienze professionali acquisite, anche un approccio di altro tipo. Quindi fondamentalmente è questo quello che noi un po' stiamo cercando di fare. Abbiamo scelto una tematica che è quella del tempo, della temporalità, cosa vuol dire lavorare col tempo. E cosa significa fondamentalmente investire in un'ottica di temporalità futura, questo soprattutto in quei momenti delicati della vita in cui ciascuno è chiamato a prendere decisioni strategiche che non sempre sono certe, anzi sono soprattutto incerte, e questo significa lavorare con ragazzi, lavorare con famiglie, lavorare con adulti che stanno attraversando nel loro ciclo di vita dei momenti che possono essere un po' di incertezza, di incaglio, ma per definire quello che noi chiamiamo un po' il proprio progetto di vita. Io penso di aver detto tutto. Grazie, grazie Renzo, anche per il tuo contributo. Passo la parola a Daniela Frisone che porta la sua esperienza. Daniela, sei in muto. Allora, no, sei ancora in muto, non ti sentiamo, ti abbiamo sentito per un attimo e poi sei andata via. Adesso? Ora sì. Vabbè, ecco. Allora, scusate, mi sono un po' stupita inizialmente di questo invito in realtà, ma poi ho realizzato che effettivamente ho fatto tante cose. E la mia impresa individuale, diciamo, nasce quando decido, dopo 10 anni di lavoro in un servizio di salute mentale, quindi in un ente pubblico, di licenziarmi per investire sulla mia autonomia, sulla capacità di promuovere e organizzare la mia libera professione e di affrontare dei rischi. Questo è un po' un tema comune, no? Di tutto quello che poi accade, perché in realtà cambia lo scenario della mia professione aggiungendosi una necessità, che è quella di condividere con altre persone, di uscire da un'ottica individuale, entrare in un'ottica condivisa, rientrare direi, perché io col servizio pubblico avevo assaporato, no? Il piacere, l'arricchimento di lavorare in modo condiviso, di mettere insieme idee, progetti, prospettive, lavorare a più mani. Devo dire che con l'ordine e la mia possibilità che mi è stata data come consigliere dell'ordine è stato un altro stimolo molto importante a lavorare di nuovo, no? In gruppo, a condividere le idee, al confronto. Nasce così un'associazione, noi costituiamo una APS con alcune colleghe e questa nasce proprio dalla curiosità. Consuelo mi ha
come dire, anticipato, condivido, è la curiosità quella che spinge ad affacciarsi ad altri ambiti, che non vuol dire azzardo, di lanciarsi in ambiti che non si conosce, no? In modo un po' spregiudicato, ma significa affacciarsi a delle realtà in punta di piedi, a delle realtà nuove. E io mi sono affacciata alla realtà della psicologia del traffico, un ambito molto nuovo nel nostro paese, e quindi ho avuto la necessità di capirne di più. Ho letto, ho studiato, poi ho cercato altri contatti con degli psicologi in Italia che si occupavano di questo ambito e ho capito che era un ambito interessante, con molti stimoli, spunti e con molti ambiti applicativi, come era nel resto d'Europa. Di lì ho deciso di fare una formazione, più formazioni a dire la verità, di cui una consistente, e questa, la formazione stimola curiosità, stimola idee, stimola la creazione di progetti, non c'è niente da fare, più si studia, più si è vivi mentalmente e quindi si ha la possibilità di avviare proprio un meccanismo. Mi mancava moltissimo una formazione tecnica di base, perché quando io ho fatto l'università il come costruire un progetto non ce l'hanno insegnato. Oggi è un po' più un po' diverso il punto, forse è un ambito che si tocca anche all'università, e quindi ho avuto la fortuna, grazie all'ordine, di partecipare a questo corso che proprio Consuelo e la Ed, insomma, ha fatto sui bandi, e lì ho cominciato a capirci qualche cosa. Devo dire che, e voglio dire proprio per condividere un'esperienza, che ci sono degli ostacoli un po' da superare, che sono intanto cercare di limitare i rischi, perché in effetti un'imprenditorialità significa prendersi dei rischi. Limitare i rischi vuol dire formarsi, essere pronti, fare un lavoro in modo competente. E più siamo competenti, più i rischi si riducono, ovviamente, perché il nostro prodotto è apprezzato, la nostra professionalità capita, la nostra solidità compresa. Avere anche fiducia in noi stessi e nella validità delle nostre idee. Io devo dire che la sensazione che avevo quando progettavo ho cominciato a progettare delle cose, era pensare che non fossero abbastanza, interessanti, intelligenti, solidi. E poi in realtà mi sono resa abbastanza conto che ci sono anche molti soldi che non sono spesi perché non ci sono le idee, e che ci sono molte aziende, enti, che a fronte di idee innovative invece investono. A me è capitato, non voglio entrare nel merito del dettaglio di tanti progetti che abbiamo portato avanti. Poi rientro un po' il discorso di quello che ha fatto il dottor Rovida, che condivido molto: bisogna investire sul futuro senza ritorni immediati, avere dei progetti in casa. Quindi troppo spesso c'è una necessità di guadagno immediato e questo blocca un po' la nostra possibilità di avere risultati nel futuro più o meno prossimo, insomma. Sperimentare che le nostre cose possono piacere, che creano interessi, ed è chiaro che così si crea un circolo virtuoso, nel senso che quando noi capiamo, sperimentandolo, che presentiamo progetti, questi progetti vengono apprezzati, ecco lì che siamo incentivati a presentarne altri. Poi dobbiamo pensare a progetti basati sulle evidenze scientifiche. Non è vero che tutta la formazione serve, non è vero che tutto è efficace, noi dobbiamo studiare e vedere che cosa è efficace sulla base delle ricerche che ci dicono che cosa serve e che cosa no, e quindi decidere l'ambito che vogliamo, su cui vogliamo lavorare, e decidere anche che cosa vogliamo misurare quando e cosa vogliamo cambiare come comportamento, atteggiamento in un progetto. Sulla base di questo è chiaro che poi dobbiamo creare anche degli strumenti per misurare l'efficacia dei nostri progetti. Questo è tutto quello che mi hai insegnato tu, ho imparato, e quindi insomma direi che voglio essere davvero incoraggiante, perché noi abbiamo avuto tanto spazio con tante idee, devo dire, ma le idee sono venute studiando e presentando contenuti che poi hanno avuto un apprezzamento, che hanno creato anche apprezzamento in noi stessi, no? E fiducia.
Quindi direi non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Questo, con questo Seneca ringrazio. Grazie Daniela anche per questa bella citazione. Passo la parola invece a questo punto a Daniele Musia, anche lui collega, che ci porta la sua esperienza. Sì, ecco, sentite? Innanzitutto grazie mille a Bianca e a Mara per l'invito, che è sempre un piacere sperare di poter dare un po' un contributo alla nostra comunità, portando, non so, diciamo, l'esempio o comunque l'esperienza. Quindi vi racconto, io attualmente lavoro per il Comune di Genova, però ho lavorato per tanti anni nell'ambito della progettazione e quindi vi racconto un po' quella che è stata la mia esperienza partendo prendendo spunto anche dalla dottoressa Frisoni, dagli aspetti che secondo me sono più interessanti di questo lavoro, perché penso che ci sono sicuramente tante difficoltà e aspetti burocratici, organizzativi, amministrativi da superare, però è un lavoro, quello del progettista, che è molto interessante. Io mi sono avvicinato per la prima volta a questo lavoro attraverso una conferenza di un'azienda che si chiama Testa Luna, che è un'azienda che si occupa di videogiochi, che presentava a Palazzo Ducale il suo progetto europeo sullo sviluppo di un videogioco per aiutare i pazienti agorafobici a uscire di casa. Cioè una cosa che io che ero appena uscito dal mondo dell'università, in cui facevo praticamente solo test carta matita, mi sembrava dall'altra parte dell'universo. Per cui è sicuramente un lavoro che ti permette di entrare a contatto con degli aspetti innovativi e con anche l'interdisciplinarità. Mi sono anche avvicinato a questo lavoro per motivi anche e necessità economiche, nel senso che, come molti altri colleghi che conosco, ho iniziato a lavorare con piccoli contrattini, magari in diversi contesti, soprattutto nell'ambito dei servizi sociosanitari, ma mi sono trovato spesso anche di fronte a risposte del tipo: siamo molto interessati al tuo profilo di psicologo, assolutamente vorremmo assumerti, ma non ci sono le condizioni economiche per assumerti. Diciamo che sviluppare delle competenze, per chi volesse sviluppare delle competenze nell'ambito della progettazione, è anche una possibilità di porsi al tavolo con un datore di lavoro con qualcosa in più che è va un po' oltre le competenze dello psicologo, ci sono anche le competenze dello psicologo, ma è anche una possibilità per chi ti vede come datore di lavoro, una possibilità di sviluppo e di crescita, secondo me, per l'azienda. E vieni già visto con occhi diversi quando ti approcci al datore di lavoro in questo modo. Io ho iniziato bellissimamente facendo dei piccoli corsi di formazione, un po' come ho già sentito citare negli interventi precedenti, dei piccoli corsi di formazione, niente di trascendentale, penso che sì, è vero, c'è un linguaggio della progettazione, ma è qualcosa che si può imparare, sì, anche si può imparare, non dico facilmente, ma si può imparare. E poi ho tentato di fare più esperienza possibile, lo dico sfacciatamente, ho anche bluffato clamorosamente, dicendo che ho esperienza nel mondo della progettazione finché qualcuno non mi ha dato fiducia. Ho avuto l'opportunità di lavorare in un'azienda per 5 anni che si occupava come main business della di progettazione europea, e lì ho sicuramente maturato esperienza e competenze. Un altro breve inciso, che in questi 5 anni di esperienza lavorativa in questa azienda che si occupava di progettazione europea, ho fatto di tutto, cioè ho fatto rendicontazione, ho fatto pratica amministrativa, ho fatto formazione e anche psicologia. Quindi, secondo me, è bene sapere che per chi si approccia al mondo della progettazione, partendo dal profilo di psicologo, ci sono
tante attività che non rientrano esattamente nel ruolo classico che viene definito dello psicologo. Poi sono passato alla pubblica amministrazione, ho lavorato per un paio di anni in regione, in Alisa, e ora sono approdato in comune. Mi sono appuntato tre consigli pratici che mi sento di dare a tutti i colleghi che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Allora, uno, fare un corso di formazione, seguire qualche corso di formazione, qualcosa anche di breve, ma che dia la possibilità di farsi un'idea di quelli che sono i concetti principali della progettazione, del project management e di come ci si approccia a un bando. Non so se io il primo della mia vita a cui ho partecipato è stato organizzato dall'Ordine dei Psicologi della Lombardia, perché allora ero lì, ma magari ce ne sono stati anche qui. Butto lì l'idea per Bianca e la presidentessa, se volete. Sarebbe secondo me una cosa molto interessante. So che adesso all'università comunque stanno facendo anche dei corsi di progettazione. E il secondo consiglio che mi sento di dare è di tentare in qualche modo di fare esperienza il più possibile. Ci sono tanti vincoli, in effetti, amministrativi rispetto alla possibilità di partecipare a bandi come liberi professionisti, un'idea che vi butto lì è magari potreste cercare progetti che sono risultati vincitori a dei bandi. Lì sicuramente è un momento in cui ci sono le risorse economiche per acquisire qualcuno che si occupa di un progetto, per cui potrebbe essere uno spunto magari per cercare degli enti che in questo momento stanno cercando dei progettisti. E il terzo consiglio è di tentare di buttarvi, tentare di capire dove vorreste lavorare voi, con quali aziende vorreste collaborare, trovare dei bandi che siano adatti ai vostri interessi e a quelli dell'azienda, proporli all'azienda e proporvi come progettisti per tentare e rischiare, magari accordandovi con un gentleman agreement, accordandovi per avere poi un ruolo all'interno del progetto una volta che il progetto viene finanziato, o una percentuale, non so. È una strada un po' informale, che però forse a volte permette di superare certi limiti burocratici e amministrativi che diventano veramente complessi se una persona si vuole approcciare al mondo della progettazione. E niente, tutto qui. Grazie Daniele. Grazie. Allora, concludiamo questo giro di tavola rotonda con Rossana Spigoli. Rossana, ci porti anche tu la tua esperienza, e poi dovremo avere forse qualche minuto per alcune domande che sono arrivate. Intanto prego, Rossana. Grazie, buonasera a tutti. Sono l'ultima, hanno già detto praticamente tutto, quindi provo a buttare lì alcune cose. Mi guadagno la pagnotta quotidiana da almeno 35 anni, forse di più, in una cooperativa. Io lavoro per Agorà noi partecipiamo a bandi, scriviamo progetti. Io sono una delle persone che scrive progetti. I progetti possono essere di vario tipo, possono essere progetti europei. In un progetto europeo, uno degli ultimi della regione, un por famiglia, c'era anche la figura dello psicologo, e quindi io molto volentieri ho inserito questa professionalità, anche perché conoscendo il territorio, lavorando in rete con i servizi delle ATS e con le scuole, insomma con tutti quelli che compongono la platea degli stakeholder e dei partner che di lavoro, il bisogno della figura dello psicologo è davvero molto forte. Purtroppo non sono tantissimi i progetti in cui questa figura è prevista. In questa fattispecie di progetto sì, era previsto. Noi abbiamo il vantaggio di essere un'organizzazione che ha un contratto collettivo che prevede la figura dello psicologo. Quindi le cooperative hanno questa possibilità di
pagare poco e male perché il nostro contratto è orribile, però c'è la possibilità di inserire lo psicologo a un livello abbastanza alto del nostro contratto collettivo di lavoro. Quindi laddove è possibile noi lo inseriamo nella progettazione. Sarebbe opportuno poterlo inserire anche in altri tipi di progetti. Io dalla mia visuale vedo tantissimi bisogni all'interno appunto degli ATS, quindi del lavoro sul territorio con assistenti sociali, con famiglie fragili, e si potrebbe avere un impatto molto maggiore se ci fosse prevista questa figura. Purtroppo quasi mai nei contratti, diciamo in convenzione, per esempio col Comune di Genova, che è il nostro principale interlocutore, ma non solo, è prevista all'interno dei servizi l'inserimento della figura dello psicologo. Butto lì una suggestione. Io faccio parte del terzo settore. Il terzo settore, come diceva Piero Calbucci, appartiene, diciamo, fa capo al forum del terzo settore, che è l'organo unico di rappresentanza che può appunto interloquire con la pubblica amministrazione. Ma la stessa legge che definisce l'organo unico di rappresentanza definisce anche il fatto che il terzo settore, e vi invito a una riflessione su questo, può anche essere propositore di progetti tramite la sussidiarietà. Noi possiamo proporre dei patti di sussidiarietà, c'è cioè proprio una fattispecie precisa che ha poi tutta dietro una parte organizzativa non indifferente, quindi c'è poi bisogno di rendicontare le cose, quindi dietro c'è tutta una macchina anche diciamo organizzativa anche complessa, però si può provare a proporre noi dei progetti in prima battuta, cioè noi si può anche chiedere di presentare un progetto. Noi abbiamo per esempio alcuni patti di sussidiarietà con la Regione Liguria, di uno me ne occupo direttamente io, che è un patto sui diritti dei minori, gestito insieme a tanti enti, in cui la Regione è un partner di questo progetto e lo finanzia con un finanziamento molto piccolo, che però dà la possibilità di fare un sacco di cose interessanti con i ragazzi direttamente in questo caso. Questa potrebbe essere anche un'idea propositiva da sottoporre, ve la sottopongo, la butto un po' lì, però credo che potrebbe essere interessante ragionare su questo argomento, perché cambia un po' la prospettiva. Così come la nostra presidente è andata a parlare a Tasca, al Monsignor Tasca, allo stesso modo si potrebbe anche andare a parlare, ragionandoci insieme, con che modalità e con che cosa proporre di innovativo sulla base di quello che conosciamo come necessità del territorio, delle fasce di popolazione che seguiamo a vario titolo, magari proporla alla Regione come una possibilità di finanziamento che la Regione può dare direttamente a enti del terzo settore. Mi spiace per il dottor Torrazza, ma questa è una cosa che è data solo enti del terzo settore, però nulla ci impedisce di studiare nuove forme o di pensare a delle sinergie. Cioè, credo che nel terzo settore ci siano comunque enti e associazioni molto aperte da questo punto di vista. L'altra cosa che voglio buttare lì e chiudo, così lascio qualche minuto alla discussione, allora, è necessario studiare, è necessario essere creativi, e sono d'accordo con la dottoressa Frisone, bisogna anche essere un po', rischiare un po', provare, tirare fuori nuove idee, nuove suggestioni, perché altrimenti rischiamo di proporre sempre le stesse cose, e il mondo intorno a noi sta cambiando in maniera drammaticamente veloce. Cioè, nell'ultimo anno credo che un webinar di questo tipo non saremmo riusciti a farlo l'anno scorso. In quest'anno tutti abbiamo imparato a usare tutte, io ho credo 20 piattaforme su cui lavoro quotidianamente, con Jitsi, Meet, Teams, Cisco, WebEx, cioè qualunque cosa ce l'ho, sul computer ce l'ho. E parlo con molte più persone di prima, ottimizzo molto di più i tempi, ma non avremmo potuto pensare una cosa di questo tipo l'anno scorso. Siamo riusciti, io mi occupo più di interventi
educativi, perché il mio lavoro in buona parte è questo, ma non avremmo mai potuto pensare l'anno scorso di poter fare un intervento educativo via web. Durante la pandemia siamo riusciti a seguire tutte le famiglie fragili che seguiamo quotidianamente via web, dando un sostegno per quello che è la nostra competenza, anche a volte aiutandoli a fare anche delle cose pratiche, tipo prendere i buoni pasto, i buoni della regione, cose di questo tipo. Ma stessa cosa credo che sia successa a tutti quelli che fanno psicoterapia, che si sono trovati a fare psicoterapia online. L'anno scorso non avremmo mai potuto pensarlo, quest'anno invece lo facciamo quotidianamente. Questo tipo di flessibilità credo che ci sia assolutamente richiesta, soprattutto in questo momento. E quindi è una sfida che dobbiamo portare avanti. Quello che di brutto c'è stato ci ha insegnato un sacco di cose che sono però anche positive e che secondo me dobbiamo sviluppare ulteriormente. Chiudo. Grazie. Grazie, grazie, Rossana Spigoli. Allora, spacchiamo il minuto delle 20. Io vado velocissima, giusto su un paio di domande molto molto rapide, giusto per dar seguito a chi ha partecipato, ai colleghi e alle colleghe. Allora, hanno chiesto se c'è un corso, giusto appunto all'interno dell'ordine, mirato alla progettazione. Mi permetto di rispondere io, poi Donatella eventualmente integri. C'è stato. L'idea di questo webinar è anche capire l'interesse vostro, quindi di voi iscritti e iscritte, anche proprio rispetto a questo argomento, perché comunque potrebbe esserci la possibilità di rinnovare con un nuovo corso laddove riscontriamo l'interesse appunto a procedere in tal senso. Quindi questo sicuramente. Poi danno un consiglio per lo sportello dei bandi, nel senso che c'è un'iscritta che dice che potrebbe essere utile avere un servizio di revisione finale della stesura del progetto. Anche questo mi sento di rispondere io, nel senso che è qualcosa che in realtà già avviene perché lo sportello può anche dare questo servizio. Chiedono la registrazione del webinar, sì, sarà caricato su YouTube nei prossimi giorni, quindi poi lo troverete sul canale del nostro ordine. E poi chiedono nel caso di. Allora, aspetta, facciamo ancora queste domande. Allora, che provo a raggrupparlo un attimo, ma chiedono intanto se ci sono consigli pratici su come proporsi a realtà già esistenti per proporre il proprio progetto. E intanto io vi lancio ai relatori e alle relatrici questa domanda, poi magari se c'è qualcuno che può fermarsi ancora qualche minuto e ha voglia di rispondere, ben volentieri. E poi ci sono alcune domande in ottica di associazioni di promozione sociale, quindi sono più per il dottor Torazza. Quindi se io psicologa faccio parte dei soci di un'associazione di promozione sociale, non posso fatturare un'attività che erogo come professionista? Posso aprire un'associazione di promozione sociale con delle colleghe psicologhe, tutte in regime partita forfettario? Come questa c'è un altro paio di domande che, dottor Torazza, se lei è d'accordo, magari le faccio avere anche in differita rispetto al webinar. E magari ne diamo comunicazione. È in muto adesso, però se mi dica se vuole. Probabilmente più produttiva anche perché sono casi un po' particolari, quindi possono interessare sì a tutti, ma soprattutto a Alla chi persona che ha fatto. ne può. Va bene? Potremmo, anzi, io magari consiglio alle due colleghe, che ci sono due colleghe che hanno fatto una domanda simile. Magari di prendere direttamente contatti con lo studio del dottor Torazza. Sapete che attraverso la segreteria potete fissare un appuntamento, quindi eventualmente. Sono gli appuntamenti quelli del mercoledì pomeriggio che sono dedicati a voi, quindi se vogliono possono tranquillamente prendere appuntamento tramite voi, la barra, insomma. E quindi queste cose si possono anche vedere insieme il mercoledì, se no, anche in un altro momento, insomma, non è un problema. Va bene. Grazie. Se qualcuno appunto invece di voi volesse rispondere alla domanda su qualche consiglio, sempre in ottica forse dei consigli che avete dato anche comunque nel corso del webinar, per proporre progetti a realtà già esistenti, bene, altrimenti poi chiudiamo questo webinar. E intanto nel mentre rispondo a una collega che l'appuntamento si può prendere anche online, sì, immagino proprio di sì. Soprattutto in questi periodi, perché la collega dottor Torazza abita in provincia di La Spezia, ma assolutamente sì. Praticamente stiamo facendo soltanto incontri online, anche per una questione di tutela di tutti quanti.
Assolutamente sì. Vorrei confermare anch'io, Bianca, il fatto della revisione di un progetto certamente si può fare. Io sono per esempio ho fatto il valutatore di progetti per molti anni, per cui non è un problema. Naturalmente è un po' la fase conclusiva, potrebbe essere interessante anche accompagnare lo sviluppo del progetto, quindi non aspettate l'ultimo minuto per chiedercelo. Grazie, grazie per questa aggiunta. Ok, allora io vi ringrazio. Okay. Vi ringrazio, adesso lascio la parola anche a Donatella per gli ultimi saluti. E questo, come si diceva, è un pezzo di un percorso che abbiamo già cominciato l'anno scorso e che continueremo anche nei prossimi mesi nel corso di questa consigliatura. E vi ringrazio per essere stati numerosi con noi. E poi, allora, visto che stanno arrivando alcune comunque manifestazioni di interesse anche in chat su un corso per la progettazione, vedremo poi come rispondere anche a queste manifestazioni di interesse. Ecco, Donatella, a te la parola. Sì, anche io ringrazio ovviamente tutte le relatrici e i relatori. Sono molto contenta che ci sia questa manifestazione di interesse, perché evidentemente forse quando avevamo proposto, ormai credo 6 anni fa, 7 anni fa, il corso di progettazione, che così Daniela Frisone, la collega Frisone, ha così cantato, perché obiettivamente per lei è stata e per altri veramente una grande risorsa, una grande opportunità. Come vi dicevo, il ruolo di facilitazione sta in questo, no? L'ordine propone dei corsi, proposto il corso di progettazione, poterlo riproporre con una magari consapevolezza e forse motivazione superiore ad allora, sicuramente per noi è già un risultato e un successo di questo incontro che abbiamo fatto. Poi volevo dire che rispetto al terzo settore, l'ordine ha chiesto anche degli incontri in regione con gli assessorati competenti, quindi noi andiamo in tutte le realtà, no? Avete parlato della consulta pisana che comprende ben 17 comunità, ma naturalmente noi vogliamo anche intervenire sul discorso del manuale, dei minutaggi, per quello che riguarda anche la scarsissima presenza, come diceva la collega Spigoli, anche Colbucci, rispetto alla presenza della professione psicologica, che è molto centrata più sull'aspetto educativo, psicoeducativo, che non su quello psicologico. Questo si deve lavorare in equipe, si deve lavorare in interdisciplinarità, però diciamo la parte psicologica deve sicuramente essere come dire, ampliata e considerata maggiormente. Quindi noi stiamo lavorando proprio anche per questo. Prossimamente avremo un incontro anche con i principali rappresentanti del terzo settore. Dunque, grazie veramente ancora a tutte e a tutti. Un saluto e una prosecuzione, una buona serata e alla prossima, perché spero che faremo veramente un altro. Le cose da dire sono tantissime. Vi ringrazio molto e buona serata. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Grazie a tutti. Grazie.